قتائب شهداء الأقصى عاهدنا الله وعاهدنا شعبنا. أنهم لا يساوون شيئا أمام عظمة وعزة إسرائيل. Marzo 2002. Anthony Zinni torna in Medio Oriente con un nuovo piano. È un compromesso. Gli israeliani e palestinesi proclameranno il cessate il fuoco. Arafat ordinerà ai suoi servizi di sicurezza di intervenire contro il terrorismo e di arrestarne i responsabili. E Sharon, da parte sua, darà ordine al suo esercito di ripiegare progressivamente sulle posizioni occupate prima dell'intifada. Il generale Zinni tornò. Il presidente Arafat cercò in ogni modo di dimostrare di avere il controllo. Ma sapevamo tutti che era solo una questione di tempo. E tutto sarebbe naufragato. Quando ho presentato il mio piano di accordo, credevo che ci sarebbe voluta almeno una settimana per esaminarlo e capirlo. Abbiamo chiamato Zinni e gli abbiamo detto che il primo ministro aveva dato il suo accordo, che Israele accettava il suo piano. Gli israeliani mi chiamarono poche ore dopo aver ricevuto il mio piano, dicendomi che lo accettavano in toto. Pensai, questa poi... Zinni era molto soddisfatto. Diceva che era molto importante, che l'indomani mattina avrebbe avuto la risposta palestinese, che ci sarebbe stata una nuova alba, eccetera, eccetera. Noi gli abbiamo detto, non si alzi troppo presto. E lui ha risposto, perché? Temete che i palestinesi non accettino? E noi, oh no, non risponderanno affatto. Sono andato da Saeb e Erekat e dai palestinesi e gli ho detto, ci dobbiamo incontrare. Quel giorno ebbi accese discussioni con il generale Zinni e Aaron Miller. Il generale Zinni era sconvolto. Ho capito che non avrebbero mai accettato. Se la diplomazia continua il suo lavoro, Hamas ha già deciso. Questo negoziato, che per Hamas è solo una messa in scena tra americani e israeliani, deve fallire. Il 27 marzo del 2002, la sera della Pasqua ebraica, mentre decine di famiglie sono a tavola nel salone da pranzo di un albergo di Netanya per il tradizionale Seder, una bomba umana si fa saltare in aria. 30 israeliani restano uccisi, i feriti sono 144. Appresa la notizia, Arafat riunisce d'urgenza i suoi consiglieri. L'autorità palestinese accetta incondizionatamente il piano Zinni, ma oramai è troppo tardi. Sono uscito da Ramallah poco prima della mezzanotte per trasmettere la nostra risposta alla proposta di Zinni. L'ho data a un incaricato del consolato americano e sono tornato al quartier generale. Era mezzanotte e un quarto circa. Sono tornato dal presidente Arafat e gli ho detto che andando a consegnare la lettera avevo visto uno sterminato convoglio di carri, ambulanze, autobus, militari. Gli ho detto... Sta per succedere qualcosa di importante. Arafat non credeva che fosse l'inizio di una vasta campagna militare. 29 marzo 2002. Israele dà inizio in Cisgiordania all'operazione Baluardo. L'esercito si mette al lavoro in tutte le città palestinesi. Le distruzioni sono spesso ingenti. A Ramallah, il quartier generale di Arafat viene accerchiato. Il presidente palestinese è ormai isolato, tagliato fuori dal resto del mondo. Ariel Sharon ha portato la guerra fino all'uscio del suo vecchio nemico. C'era una domanda che mi tormentava.
Arafat è il padre del movimento nazionalista palestinese, il simbolo della nostra indipendenza e della nostra libertà. E la domanda che mi girava in testa quel giorno era: siamo alla fine? Lo uccideranno? Finisce qui con le immagini di Arafat assediato nel suo stesso quartier generale a Ramallah, la terza tappa del nostro viaggio nel lungo, difficile, tragico cammino verso la pace in Medio Oriente, una pace che oggi sembra lontanissima ma a cui non si può smettere di credere.